Allo stadio le barriere sono fonte di separazione. In Italia queste divisioni purtroppo sono necessarie per evitare scontri o violenze ulteriori a quelle già presenti. All'Università della Sapienza c'è stata la conferenza La legalità rompe le barriere, lo stadio olimpico tra presente e futuro. Tanti personaggi del mondo dello sport e non che hanno espresso il loro pensiero. Bisogna comportarsi bene, bisogna essere responsabili. È vero, io non posso accettare che mia moglie e mio figlio vengano allo stadio, mia figlia che ha 5 anni, e che poi ci sia il pericolo che si ritrovino in mezzo a una confusione. Guarda, io ho avuto la fortuna di andare 5 anni all'estero a fare l'allenatore, poi ho avuto la fortuna di andare in tutti gli stadi d'Europa a vedere calcio. Succede solo qui. Dalle altre parti ci sono colori, ci sono sensazioni, passioni diverse l'uno dall'altro, però si può stare vicini, non ci si cazzottano. Le barriere si coglieranno nel momento in cui abbiamo compreso i segnali e i messaggi e vogliamo fare tutti un percorso di legalità, e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Non c'è uno stadio illegale, non serve a nessuno. Ieri sera allo Stadio Olimpico è stata penso la giornata più bella personalmente per me, perché allo stadio, sia prima ma soprattutto dopo, ho visto tanti bambini, tante famiglie. Questo penso che sia una cosa importantissima. La speranza è che in futuro non ci saranno più barriere, ma che il calcio venga vissuto in maniera civile, perché scontri e violenza non appartengono a questo sport.